sale l'anno del 21 e che sia di buon auspicio soprattutto per la prima squadra che andrà a disputare per il quarto anno la Serie B. Presenteremo anche i nuovi acquisti, perché ci sono stati dei movimenti durante questa estate, e soprattutto vedremo quali sono le ambizioni di questa società, di queste squadre. La Virtus Calcio a 5 è sicuramente una realtà ormai consolidata, visto che quest'anno si festeggeranno i 10 anni di vita, se così possiamo dire, quindi la doppia cifra raggiungiamo quest'anno. Quindi andare subito a presentarvi intanto lo staff della dirigenza e poi passare la parola a chi farà il suo intervento. Abbiamo tra l'altro con noi, lo ringrazio, anche Fabrizio Macaro, consigliere comunale del Comune di Foti, che si è sempre occupato di sport. Però vorrei presentarvi quindi la dirigenza, a partire dal grosso applauso che vogliamo riservare al presidente Vincenzo Ginepro. Vicepresidente della Virtus invece è Luca Peppe. Abbiamo il direttore sportivo Antonio De Bono. L'uomo dalle mille cariche, quest'anno direttore generale e allenatore anche della squadra femminile, Gaetano Mercola. Il direttore amministrativo Giuseppe Todisco. Il direttore marketing Andrea Toscano. Si è nascosto dietro il volto barbone invece Fabrizio Leonetti. E poi il dirigente ancora Andrea Riuscito. Danilo Tragnino. E Fabrizio Cardinale. Abbiamo già Antonio Lauretti come responsabile del settore giovanile. Ho dimenticato Gianni Pannozzo, dirigente. Passando allo staff tecnico, direi di salutare insomma con il dovuto calore quest'anno il nuovo mister della squadra, Carlo Pundai. E vediamo se traghetterà questi ragazzi verso un importante risultato quest'anno, ma ne parleremo dopo. E poi ringrazio ancora il fisioterapista delle partite che è Enrico Pittera. Alessandro Biasino. E qui abbiamo dato definito lo staff dirigenziale, lo staff tecnico, e poi passeremo a nome dell'amministrazione, ma ripeto anche a nome di grande appassionato di sport, perché voglio ricordare che Fabrizio Macaro, il Fondi Sport Lead, per esempio, ha animato da tante estati le nostre piazze proprio attraverso lo sport. Il messaggio che è sempre voluto lanciare Fabrizio è quello che lo sport è cultura, giusto? Buonasera a tutti, grazie tanto alla società Virtus Fondi Calcio a 5, al presidente, al vicepresidente, a tutti i dirigenti per l'invito per questa presentazione della prima squadra e della squadra femminile. Io riporto i saluti dell'amministrazione comunale di Lucca, in particolare del sindaco, il dottor Salvatore De Meo, che purtroppo è impegnato in comune per altre attività istituzionali.
Io ero presente anche negli altri anni alla presentazione precedente della squadra della Virtus e credo che intanto un primo applauso vada fatto alla società e al presidente tutto, perché sono 4 anni che militano in Serie B, in campionato nazionale, quindi è un vanto, è un motivo di lustro per tutta la città avere una società che si è confermata negli anni sul territorio a livello nazionale. Quindi un applauso al presidente. Noi da parte nostra come amministrazione comunale cerchiamo di essere il più vicino possibile alle associazioni sportive che con tanti sacrifici ogni anno cercano di allestire le proprie formazioni, i propri livelli per cercare di fare il meglio, ma lo sport non è solo attività agonistica ma è anche sociale, quindi stare in mezzo ai giovani, far crescere i più piccoli, quindi la Virtus fa anche settore giovanile, quindi è un punto in più che invito i dirigenti della società tutta a continuare anche sul settore giovanile, attuare il settore giovanile. Da parte mia vi faccio un grosso bocca al lupo per il campionato. L'anno scorso ricordavo il presidente che parlava di costruire le fondamenta di una patentoria. Speriamo che quest'anno venga fatto qualcosa in più, visto che quest'anno avete iniziato anche il discorso con il settore femminile, quindi a 360 gradi cerchiamo di portare avanti questo calciocino. Come ho detto già in un'altra occasione dell'altra società, quest'anno abbiamo la fortuna di avere un derby tutto cittadino in Serie B. Spero che sia una giornata di sport per tutti i giocatori, per le famiglie, perché la città di Fondine deve dare solo vantaggio a queste attività sportive. Io vi ringrazio, vi faccio un po' caldo del campionato e speriamo di vederci a fine anno per festeggiare qualcosa insieme. Da Fabrizio, direi che la parola spetta adesso di diritto al nostro presidente. E quindi veniamo su questa con nuovi innesti possa fare un bel campionato e anche migliore dello scorso anno. Buonasera a tutti. Anno per anno vedremo sempre la nostra società cerca sempre di fare qualcosa di più degli altri, che io guardo sempre andare alla mia società con gli altri, però vedo che quest'anno magari tutte queste belle ragazze che ci daranno anche un po' di soddisfazione all'altro campionato. E dopo ci prenderemo noi qualcosa di buono per la nostra Serie B. Perché l'anno scorso avevo per riparare da noi, ci mancava la tettoia solo una ragazza. Per fare la tettoia praticamente bisognava arrivare almeno sopra il gradino più alto del campionato. Qualche troppo che c'è stato, che anni per anni magari noi si sbaglia, cercheremo sempre di metterci un puntino. Quest'anno cambiato l'assetto giocatore, c'è stata una mezza rivoluzione, sperando sempre che magari questa rivoluzione che abbiamo fatto va del meglio, non del peggio, però. Perché l'anno scorso la vittoria, quest'anno cercheremo di metterci la grondaia, con la grondaia siamo arrivati quasi alla fine. C'è un discorso a livello del derby, perché noi del derby l'abbiamo vissuto anni indietro, e ti dico veramente
vi dico la verità che è una cosa veramente bella a una cittadina come Monza avere un derby nazionale. Da parte nostra che noi abbiamo visto già parecchio, però da parte loro non lo so se passeranno pure quello che abbiamo passato noi. Vi dico solamente una cosa, guarda ragazzi, noi con tutti voi, qualsiasi problema che ci avete, noi cercheremo di arrivare al puntino che noi possiamo darvi. Da adesso ci avete dato voi una mano a livello dei ragazzi, perché noi staremo sempre vicini e non faremo mancare mai niente. Vi do da parte mia un bocca al lupo a tutti quanti. Dopo il presidente vorrei passare la parola al vice presidente, e cioè a Luca Peppe. Sempre. Buonasera a tutti. Una squadra femminile, una squadra che viene
a circa 50-60 ragazzi che li sta proiettando per un futuro. Mi soffermo un attimo nel parlare della prima squadra di Serie B, che è quella che è più fuori alto. Quest'anno abbiamo deciso insieme a Luca Berto e la società di prendere un nuovo mister che è Carlo Contati, comunque un mister che ha 20 anni di esperienza nei campionati nazionali tra Serie B e Serie A, quindi comunque ci siamo affidati alla persona che comunque conosce bene il nazionale. Insieme a lui abbiamo cercato di costruire una squadra che comunque ci possa garantire come risultati e poi comunque di creare qualcosa anche per siamo andati a cercare dei giocatori che comunque hanno grandi potenzialità, che comunque sono ancora giovani, ma nonostante tutto abbiamo affrontato tutti campionati abbastanza elevati a livello di qualità di futsal. Posso fare dei nomi magari che mi vengono qui chiaramente, Alessandro Barella, che comunque è uno dei punti di forza di questa Virtus, comunque è un giocatore che è stato 2 anni fa campione nazionale Under 21 insieme a Vescovo Como. Poi c'è Gennaro Galletto, che comunque è stato un regalo che ci ha fatto il Napoli nella persona di Stefano Salviati, ci ha mandato in prestito quest'anno alla Virtus Fondi. Gianmarco, che comunque è un ragazzo che viene da nazionale, sempre di Serie A2. Abbiamo delle belle prospettive che sono Mario Corrente e Daniele Cera, dei giocatori che comunque, anche se giovani, ma che comunque hanno delle forti potenzialità. Il portiere Vlad, che è uno che sul portiere nazionale ha sempre fatto moltissimi anni di gioco. Poi gli altri sono quelli che comunque stavano sempre qui con noi, Antonio Lauretti, con Simone Ollea e il capitano. L'ultimo tassello che siamo riusciti ad aggiungere in extremis è un giapponese che è Edo, proviene da Palombara e anche lui è uno dei punti di forza della Virtus, perché comunque ha giocato nella nazionale giapponese. Quindi pensiamo insieme al mister Cioli, vabbè, Cioli è un, Roberto Cioli è un veterano, ma comunque si veste anche già bene, conosce bene il parquet, conosce bene la squadra, faccio una quindi dicevo, è una squadra comunque formata prevalentemente da figure giovani, ma che comunque hanno veramente carattere e personalità da buttare in campo. Pensiamo di aver fatto, come ogni anno, pensiamo di aver fatto un buon lavoro, speriamo che poi comunque il campo ripari quello che sono stati gli sforzi della società, che ne ha fatti parecchi. Un augurio comunque lo faccio agli sponsor che ci hanno anche quest'anno appoggiato e hanno creduto in noi per questo anno. Poi speriamo che comunque, ripeto, il campo ce la facciamo. Io faccio un prossimo bocca al lupo alla prima squadra, alla femminile, spero che comunque, io ci credo che comunque riusciamo a fare buoni risultati, perché comunque essendoci chiedendo nella guida della Virtus, sono molto tranquillo che penso nei primi 5 posti possiamo arrivarci tranquillamente. Bocca al lupo alla squadra del 21, che comunque affronterà di nuovo un campionato nazionale che lo sappiamo è durissimo, ci sono realtà veramente impressionanti. Giocatori che comunque giocano in prime squadre, formati, brasiliani e argentini e provati. Un grosso bocca al lupo a tutto e speriamo di fare buoni risultati da parte di tutti. Grazie. Visto che ne abbiamo parlato, è stata una delle new wave, insomma, degli acquisti, volevo far dire 2 parole anche a mister Cundali, quindi chiamarlo qui vicino a noi. Una bella responsabilità, mister, soprattutto per chi come lei viene, come ci ricordava prima Antonio, da un'esperienza
ventennale davvero ai massimi livelli. Come ha preso anche questo nuovo incarico, questa nuova sfida? Una sfida che dal punto di vista proprio emotivo è affascinante, nel senso che abbiamo lavorato bene quest'estate per allestire una squadra, come diceva il presidente Antonio, una squadra giovane però di qualità, perché ripeto, questo sia un sport fondamentalmente basato sulla qualità tecnica dei giocatori. Siamo quasi da un mese che stiamo lavorando, qualcosa si inizia a vedere. Voglio riallacciare un po' il discorso di presente, qua tipo le pettori, e poi lo vedo un ingegnere, invece l'allenatore. C'è dietro visto. Mi hanno detto soltanto il giorno della presidenza. E noi invece nel nostro piccolo stiamo cercando dei passi fondamentali per creare una squadra che sicuramente se la giocherà su tutti i campi. Non possiamo porci adesso dei traguardi perché non conosciamo le avversarie. Sappiamo tanto come quante squadre, qualche rossa di qualche squadra conosciuta prima. Però sicuramente i miei allenamenti vanno ben sperati, però c'è tanto da lavorare. La promessa che possiamo fare è quella di migliorarci di giorno in giorno. Poi il nostro campionato non è soltanto mirato al gioco del derby, ma cerchiamo di metterci impegno in tutte le giornate perché vogliamo far bene per giocare il campionato. Come se fossero tutti derby, potrebbe essere un giusto atteggiamento. No? Però per farlo sciogliere un po', visto che dall'accento si capisce che lei è di Bolzano, devono tirare fuori un po' di cazzima, se le cose stanno. Per noi, me la ricordo bene,
diciamo che negli anni ne abbiamo persi poco. Quindi con le ragazze il derby non ci sarà, non ci sta, forse c'è anche il derby con le ragazze, avremo anche il derby con le ragazze, non fermo che c'è, quindi ci penso che ci rimettiamo le ragazze, per quanto riguarda invece le ragazze sono quasi certo che loro abbiamo perso. Allora, per quanto riguarda la prima squadra, invece è una squadra che secondo me è dotata di molti ragazzini, quindi penso che ci darà soddisfazione, sono certo. L'Under 21 è un tempo lungo. Come ha detto Antonio, abbiamo dei competitor molto preparati. Speriamo di migliorare il risultato dello scorso. Vediamo se per ragazzi. Sì. Chiamiamo Fabrizio. Ah, ok. Fabrizio vieni. Allora, io comincerei innanzitutto con lo staff tecnico appunto formato da Gaetano Ecco e relatore. Thank you.
Lukaku. Fazio Cristian, Gianluigi Pelletti, Mario Quagliozza e Luca Fimiani. Ragazzi, ho dimenticato qualcuno? Penso di no. Perdonami, allora vengo lì e invece il tuo nome perché non ce l'ho. Come tranquillo? Dimmi il tuo nome. Antonio D'Amico. Allora, devo presentare, lo posso fare adesso, il primo tifoso della Virtus. Okay.
ci siamo tutti. Allora facciamo un altro applauso, direi, a colui che proviene da Serie A, Serie B2, con Marcianise e Latina, che guiderà questo gruppo, il mister Carlo Punta. Prima invece un'altra dimenticanza, è il caso di fare un applauso anche al dirigente accompagnatore Giuseppe Carnevale. Allora ci siamo, siamo un bel gruppo, qualcuno voleva aggiungere qualcosa a questa sera? Presidente, ci manca la realtà, la conclusione è affidata al Presidente. E poi anche il capitano, ma così la facciamo tutti. No, vorrei soltanto dire una cosa, se i ragazzi, quelli nuovi che stanno a femminile, perché c'è la nostra società, qualcosa da dire voi. Cosa dite? Appuntamento a fare